me viene da pensare a che cos'è per me e penso a una forza interna che risorge da una perdita. La storia di Arianna è una delle più attuali in assoluto perché è storia di tradimento e di fedeltà, di amore e di passione e di disperazione per ciò che avviene al di là della nostra volontà. Stravolse con pianti assidui, disseminandole in petto affanni spinosi, ericinia in quel frangente dal tempo in cui il terribile Teseo, preso l'avvio dai ricurvi lidi del Pireo, del re non giusto giunse a toccare le zone cortinie. Narrano infatti che un tempo, costretta da peste crudele per l'uccisione di Androgeo, a espiare con pena inviasse la Cecropia a scadenze al Minotauro in pasto giovani scelti e insieme di nubili lo splendore. E poiché questo flagello vessava le anguste mura, lo stesso Teseo decise che avrebbe esposto il suo corpo per la sua cara Atene, piuttosto che a Creta con simili morti non morti Cecropi fossero trasportati. E così, forte di nave leggera e di lieve spirare, venne alle sedi superbe e a Minosse dall'animo grande. L'idea cioè di prendere un tappeto, un tessuto, un fatto di fili che, sapete, diceva Cervantes nel Don Chisciotte, è un poco come guardare i tappeti dall'altra parte, scopriamo i nodi, sono meno belli, ma si scoprono i nodi dei fili che fanno le storie. Provate a pensare come in realtà la storia che stiamo cercando di ricostruire per Brandelli, mettendoli insieme tanti fili con tanti nodi, sia un tappeto immenso, praticamente corrispondente all'universo.